Buonasera da Video Line, ci troviamo qua con Samantha delle Coccinelle, siamo nel backstage Anime Fragili, emozioni del momento. Sì, un pochettino emozionata ci siamo quasi a un'ora e mezza dal debutto, quindi un po' di tensione, però è tutto liscio, va tutto bene. Ok, ti ringrazio. Un altro protagonista in omaggio, sceneggiatore di questa commedia, le emozioni. Io prima di iniziare sono sempre, ma sempre talmente emozionato. C'ho sempre quel magone che mi prende prima di uscire in scena. Siamo qua con un'altra attrice dello spettacolo. Che emozioni stai provando nel momento? Allora, buonasera, mi chiamo Mary Sommella, è la prima volta che faccio teatro, è una bellissima esperienza, è una bellissima emozione. Sono qui con Cinzia Oscar, una delle protagoniste di Anime Fragile. Cinzia, a breve andiamo in scena. Questo è uno spettacolo che ci tengo in modo particolare perché come dicevi tu, già il titolo dice tutto, per cui sono stata molto gratificata per il fatto che Stefani ha voluto proprio che io presenziassi con una partecipazione straordinaria a questo spettacolo. Io le sono grata e sono felice. Spero che ci sia ancora un ritorno di questi spettacoli perché secondo me è un messaggio molto molto importante da dare alla Allora ci gente. troviamo con Stefania Zambrano, attrice e ideatrice di questo spettacolo. Stefania, le emozioni, ti vedo molto molto emozionato. Però è una bellissima emozione. Abbiamo ideato questa bellissima commedia. È giusto sempre per lasciare un messaggio a tante persone che ci seguono, a tante persone che stasera ci vengono a vedere, a tante persone di casa che leggono le notizie sui giornali, che noi siamo tutte persone uguali, come dico sempre. Non ci deve essere razzismo, diciamo così, tra virgolette, non ci devono essere più tabù, se siamo persone come tutte quanti. E si parla un po' del transessualismo degli anni 80-85 e delle persone che sono cadute nella tossicodipendenza. E tante famiglie che non accettavano questi figli e venivano buttati per strada. Ci troviamo nel camerino della regista Paola Lopiano. Paola, le emozioni del momento prima di entrare in scena. Tantissime, tantissime davvero. C'è una grande adrenalina e incrociamo le Siamo nel dita. camerino di Fabio Reale che si sta preparando, si accinge andando in scena. Le emozioni del momento. Emozioni del momento sono tantissime perché comunque stiamo collaborando un po' tutti a mandare questo messaggio, diciamo così, un po' a tutte le persone che ci vengono a trovare. A chi magari ancora questo tabù del transessualismo eccetera eccetera, cose che poi magari vedrete poi nella commedia, perché noi stiamo cercando proprio di lasciare questo grande messaggio, spero venga percepito nel migliore dei modi, perché comunque lo stiamo facendo proprio veramente con il cuore. Niente, poi ci sarà tanto divertimento, tanta adrenalina nel palco, poi magari vedremo un po' tutto quello che succede poi, sempre con voi ovviamente, con la vostra televisione. Io ti ringrazio, ci vediamo dopo. Ci troviamo qui nel camerino di Sara Finizio che si sta truccando, si sta preparando. Sara Finizio, una miss. Emozioni sono, ne sono tante, quindi è sempre un'esperienza bellissima da provare e c'è tanta tensione, speriamo bene, va. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Le emozioni. Le emozioni sono tante, tante emozioni già ho provato anche quest'anno perché come sappiate sono una Miss Transeuropa e anche stasera sono qui, la commedia è bellissima e il teatro è diverso, comunque la gente ti guarda, ti vede, l'emozione è forte. La prima esperienza, se non sbaglio. Sì, nel teatro sì, è la prima esperienza. Ok, allora in bocca al lupo. Truccatore e attore per questo spettacolo. È bello collaborare in uno spettacolo del genere. Certo. Ciao caro, stai preparando il trucco? Il trucco? Sì. Ok, le emozioni. Tante, tante. Abbastanza. Adesso si fa sentire tantissimo l'emozione. Attenzione, sale. Ok, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Entriamo nel camerino di Tina Sacco, una delle protagoniste del cast di Anime Fragile. Tina. E come sempre è la prima volta. Per me è sempre una prima volta salire su un palco. È un'emozione forte, cioè, non lo so.
Poi questa è una, diciamo, una commedia che nasce proprio dal cuore, dall'anima, è vero Dina? Specie della parte che faccio io, il ruolo mio è tutto, piango sempre, il ruolo della mamma, e purtroppo quando si dice mamma si dice tutto. Giusto Dina, sei bravissima, io ti ho visto recitare, ho fatto il trailer della commedia e sei incantevole quando reciti. Grazie. Video Line, ti auguro tanto successo. Grazie. Merda, 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 merda! Video Line!